Recentemente la coltivazione dell'olivo è risultata severamente minacciata dal batterio Xylella fastidiosa, che rappresenta una minaccia per l'economia e per l'ambiente a causa dell'elevata gravità dei danni causati alle piante e per il gran numero di specie di insetti in grado di veicolarlo. La dottoressa Eleonora Spinozzi, assegnista di ricerca all'interno del gruppo di ricerca del professor Filippo Magi della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute, ha identificato una molecola di origine naturale con promettente attività insetticida contro il vettore della Xylella. Il progetto che abbiamo portato avanti si inserisce nella strategia europea denominata Farm to Fork. Questa strategia prevede di sviluppare processi alimentari che siano sicuri per la salute umana e per l'ambiente. Tra gli obiettivi di questa strategia c'è sicuramente il voler ridurre l'impatto dei pesticidi convenzionali, andando a limitare il loro utilizzo e andando a sviluppare e ricercare nuovi pesticidi che siano allo stesso tempo efficaci ma anche sicuri per la salute umana e per l'ambiente. Nel dettaglio, lo studio che abbiamo condotto, guidato dal professor Filippo Maggi, rientra nel progetto PRIN 2022, denominato sviluppo di bioformulati per un rilascio controllato di pesticidi di origine naturale per un'agricoltura sostenibile. Il lavoro si inserisce in una problematica attuale che è Xylella fastidiosa. Xylella fastidiosa è un batterio che infesta e minaccia la coltivazione dell'olivo. Questo batterio è una minaccia non solo perché causa notevoli danni alla coltivazione, ma anche perché il suo controllo risulta estremamente difficoltoso perché è trasmesso e veicolato da numerose specie di insetti. Una di queste specie è Phylenus spumarius. Questo insetto è una delle più famose specie che trasmette il batterio Xylella fastidiosa. Quindi nello studio abbiamo voluto isolare l'ostio di carlina, che è una molecola di origine naturale che si estrae dalle radici di Carlina caulis. Lo abbiamo estratto e l'abbiamo formulato in nanoemulsioni con l'aiuto e la collaborazione della professoressa Giunia Buonacucina di Unicam e abbiamo testato questi prodotti sull'insetto Phylenus spumarius. Quello che è stato visto è stata una notevole tossicità per ingestione, nonché una repellenza e effetto anti-feeding che hanno ridotto la presenza dell'insetto sulla coltura testata fino a 24 ore dal trattamento. Quindi questo studio, diciamo, che pone le basi per un iniziale utilizzo e ricerca di questo composto nell'ambito del trattamento di tutti i vettori che possono veicolare tale batterio sulla coltivazione d'olivo. Quindi diciamo che è una prima strada per poter ovviare a questa problematica che da qualche anno è particolarmente seria.